Io non posso, potrei vivere senza libri. Non posso dormire la sera senza un libro sotto il cuscino, perché ho già cominciato con 6 anni di leggere con una lampadina sotto le lenzuole. La regina dei libri non c'è più. È morta all'età di 87 anni Inge Schoenthal in Feltrinelli. Nel 1969 aveva preso in mano la casa editrice del marito Gian Giacomo, all'epoca clandestino, e che morì 3 anni dopo mentre preparava un attentato dei gruppi d'azione partigiana che aveva fondato e comandato. Figlia di ebrei tedeschi immigrati dalla Spagna, Inge intraprese la carriera di fotoreporter. Immortalò tra gli altri Ernest Hemingway, Greta Garbo, Kennedy, Churchill, Picasso e Chagall. È stata la guida più esigente e lo sguardo più innovativo, si legge in una nota diramata oggi dalla casa editrice. L'entusiasta promotrice di nuove attività, così come la diga più invalicabile a difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della cultura e di tutte le manifestazioni di pensiero libero. Come diceva Flaubert, i libri non ci sono per imparare, studiare, sono per la vita.